Stefano. Noi siamo onorati che il giornalista Armando Napoletano abbia scelto, insieme alla collaborazione dello Spezza Calcio, abbia scelto il Club Orgoglio Spezzino per la presentazione di questo importante libro del mister Nena Bielizza, che ringraziamo molto, e ringraziamo anche Andrea Bonatti della casa editrice 5 Terre per la presenza, e il dottor Parmigiani, che diciamo è un medico del reparto di pediatria, a cui i soci dell'Orgoglio Spezzino hanno pensato unanimemente di devolvere tutto il ricavato della vendita di questi libri. Quindi veramente un forte ringraziamento. Io, prima di dare la parola all'autore, volevo spendere due parole, perché noi ci sentiamo molto onorati, orgogliosi e anche responsabili, insomma, di questa presentazione di questo libro. Il Club Orgoglio Spezzino è dal 1988 che segue lo Spezia, e credo che segua un po' la filosofia che Armando Napoletano dedica a tutti noi tifosi spezzini, cioè quello di unire il calcio non come soltanto un momento di sport, ma come una delle sfaccettature che lega tutti gli aspetti della vita. Erano i primi anni 90 quando Alberto Valderi, dell'Orgoglio Spezzino, insieme a tanti altri, si è recato con quelli che erano una dirigenza un po' rabberciata, e con tutto l'affetto e l'amore possibile guardo Leonard Pinto e gli dico: era tutta un'altra società, tutto un altro clima, i tifosi erano sempre gli stessi, però c'era un manipolo di bimbini della Croazia che erano ospiti della Croce Rossa qua Spezzina. Allora io ho ancora i brividi quando mi ricordo Alberto Valderi con Jozic, che allora era il nostro capitano dello Spezia Calcio, recarsi in una palestra a Prati di Vezzano e dare a quei 50 bambini, insieme a Federico Lavalle, che mi è venuto in mente, era presente ora come allora, a dare una maglia dello Spezia, un pallone e una borsa. Era uno spirito di rinascita da tante sofferenze. Questi bambini ora sono diventati grandi e ancora al telefono ci dicono: allora ci avete dato una speranza, oggi con Nenad Bielizza ci date un sogno. E questo grande sogno vede come una delle sue tappe anche quella di stasera. Grazie, e do la parola a Marco Napoletano. Buonasera anche da parte mia, sarò brevissimo, vi porto i saluti dell'edizione 5 Terre, che hanno l'orgoglio di aver editato questo libro che questa sera qua si presenta. Ovviamente non ho bisogno di presentarvelo, insomma, perché non ve lo dobbiamo vendere, cioè, c'è la garanzia della firma di Armando Napoletano e del soggetto, cioè Nena Bielizza, una persona che è riuscita a entrare nel cuore di questa città ben oltre il calcio in così poche settimane, in così pochi mesi. Abbiamo l'orgoglio di continuare la tradizione di Edizioni 5 Terre, pur partendo dal web. Questa avventura trentennale stava per finire solo pochi anni fa, e Liguria News, che è poi diciamo la madrina di cittadellaspezia.com, ha salvato diciamo questa casa editrice che oggi continua a operare, ed è un motivo di orgoglio. Insomma, si diceva che il web avrebbe distrutto la carta, invece è successo esattamente il contrario. Oggi ovviamente siamo orgogliosi che questo libro e questa iniziativa vada a favore del reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Andrea. Cos'altro dire? Mi accodo a quello che diceva Massimo. Chi pensa che il tifo sia una cosa arida e per persone superficiali è smentito da serate come queste, e forse dovrebbe più ragionare su se stesso in questo senso, piuttosto che tentare diciamo di incasellare in schemi troppo facili una passione che comunque va ben al di là solo del momento domenicale, o del sabato in questo caso, speriamo domenicale in futuro. Un saluto a tutti voi e vi lascio ricordare. Dunque, partiamo proprio dall'inizio. Allora, come è nato il libro? Una sera in redazione al secondo decimonono chiedono di fare un'intervista a Leonard Bielica, chiamiamo l'addetto stampa Leonard Pinto e ci prendono appuntamento alle 19 serali, dopo l'allenamento, nel tempo che Bielica potrà dedicarci.
Solo che il problema è che l'intervista dura dalle 19 alle 21.25 e ci troviamo davanti con 24 pagine di roba, e chiaramente i quotidiani non hanno tutto quello spazio da dedicare anche a un personaggio importante che è subito entrato nel tessuto connettivo della nostra città. Passa qualche giorno con questo materiale, dopodiché chiamo il mister e dico: senti, abbiamo una mezza idea, potresti tornare in redazione e dialogare ancora con noi? Lui lo fa, però prima passa da casa, svuota qualche armadio di foto, ce le porta e giochiamo un'altra partita con supplementari rigori. Abbiamo fatto 2 ore e mezza, che fanno 5. A questo punto si vincevano due cose fondamentali: una, che ci trovavamo di fronte a un personaggio, a un qualcosa che fa innamorare, diciamo, i giornalisti, che sono dei narratori di storie in fondo. E a me personalmente era successo con Andrea Mandorlini, cioè di parlare di calcio, di sviscerare delle vicende. Con Mandorlini parlavi dell'Inter di Matteus, di Bremer, di Klinsmann, del Torino di Mazzone, della gabbia di Orrico, parlavi di Bergomi, di un presidente che ti entrava negli spogliatoi e ti gridava. Storie, tantissime storie. Quelle di Biarritz erano storie. E allora a questo punto, insieme a un altro amico che è Paolo Peveri, che è qui in sala, parlottando gli dico: guarda, ti do del materiale, io più di scrivere non posso, elaboralo e guarda quello che puoi fare. Il libro è nato così, però a volte le storie si raccontano da sole, degli articoli, dei libri nascono non per caso, ma quasi programmati, pilotati, vengono quasi avanti da soli. Ci sono tante sfaccettature di un personaggio nel libro che sono molto particolari, ma soprattutto c'è una parola, un termine, che continuava ad abbinare nel racconto la figura di Bielizza a quella che è in fondo la piazza di Spezia, cioè una piazza che si aggrega tantissimo per il calcio, che vive per andare al tempio il sabato e la domenica, che vive di calcio, vive della passione. Io una volta ho scritto, ma neanche tanto scherzando, che lunedì, martedì e mercoledì siamo a glossare la partita che abbiamo fatto la domenica, il giovedì, venerdì e sabato, quando giocavamo la domenica, parliamo dell'altro, la domenica ci riposiamo allo stadio, perché fondamentalmente abbiamo avuto tutta la settimana per parlarne. Però c'erano tante sfaccettature di questa storia che accostavano continuamente Bielizza alla città, e il termine era sudore. Lui continuava in questo racconto a dire: vengo dalla strada, ho sudato per arrivare, e il sudore è stata la mia vera forza, mi hanno messo fuori rosa e col sudore sono rientrato. Spero non farlo arrabbiare, ma una cosa carina che raccontava qualche giorno fa era che, ad esempio, lui ha vinto dalla Serie C alla Serie A 3 campionati consecutivi al VAC in Austria. Voi non ci crederete, ma la festa che hanno fatto per la promozione Serie B e Serie A è stata fatta in un barretto. Il problema poi è che i giocatori, ho compreso il mister, hanno pagato. Cioè, questo vi dà l'idea di che il calcio sia una lingua universale, ma fondamentalmente non è la stessa cosa per tutti i posti, cioè ognuno la vive con la passione. Io gli ho detto a lui: guarda, ho l'impressione che se, cioè, a parte che la A non esiste, una cosa da PlayStation, non sono convinto che esista la Serie A, però ormai la A esistesse, ormai la Spezia ci andasse, io ho paura che succederebbe qualcosa di diverso, di farti una festa e pagare tu. Probabilmente si solleverebbe qualche monumento per metterci un altro. L'impressione che abbiamo è quella. Noi abbiamo anche davanti un personaggio che un giorno in un'intervista in Austria ha risposto candidamente ad un collega, visto che l'Austria Vienna parlava da settimane di esonero, disse tranquillamente: ho subito la guerra, ho superato la guerra e i bombardamenti in casa, cosa mi può fare un esonero? Ecco, questo dà un po' il metro di quello che erano gli anni 90 per un ragazzo, per un uomo, per una famiglia e per una città come oggi, che dopo gli avvenimenti di Tudjman nel 91, quindi la frantumazione della Serbia con la Croazia, creò delle situazioni abbastanza dure. Cioè oggi è che, come altre città della Croazia, sono state duramente bombardate, quindi quello che noi abbiamo visto, o meglio i nostri padri, i nostri nonni hanno visto nel 44, negli anni purtroppo tragici per la guerra a Spezia, questi li hanno visti quando noi avevamo già figli, quando eravamo già adulti, quindi parliamo di pochissimi anni fa. Ci sarebbe tante cose da dire, ma preferisco modulare la serata con tanti racconti. Ecco, se vuoi fare delle domande. Prima di tutto voglio ringraziare Armando e tutti che hanno fatto possibile scrivere questo libro. Penso che Armando ha detto tanto che già non si deve comprare il libro, perché ha contato tanto del libro, però
se non comprate questo libro io lo farò o intenteremo farlo scrivere prossima estate, che sarà un libro ancora più importante per Calcio Spezia Calcio. Siamo impegnati e vogliamo farti lavorare di nuovo. Che hai imparato da Austria Vienna? Lo migliore che mi ha passato è Sonaro, perché mi hai ritrovato in 4 mesi, ho fatto qualcuna cosa che mi mancava a tanti anni fa, di stare con mia famiglia, di finire mia licenza di allenatore e dopo stare vicino a mia madre che è stata operata. Tutte queste cose in 4 mesi potevo fare, però quello che ho imparato d'Austria è che devo essere autentico e che non mi deve cambiare nessuno. Ma devo dire che anche qui a Spezia, quando sono arrivato, si è parlato tanto di cose, come faccio, come lavoro, come sono, che ha avuto qualcun intento di cambiarmi, no? Io ho parlato sinceramente con il coordinatore di questo progetto, che si chiama Damir Miškovic, discutevamo e gli ho detto: guarda, io sono così come sono, non mi puoi cambiare, o mi fai esonerare senza giocare una partita o mi devi accettare come sono. E lui è stato dietro di me e penso che mi ha dato tanta aiuta nel mio lavoro. Questa aiuta non ho avuto da Austria, non potevo essere autentico nel mio lavoro. Adesso sono autentico, sono queste come me vede questa gente, come vedono i miei giocatori, non devo essere altro e per quello penso che, come si dice, ho trovato un rapporto con tutti, non solamente con i giocatori, con la gente, con i tifosi, che mi fa euforico il mio lavoro, che mi fa lottare senza mollare mai e, come ho detto tante volte, senza raggiungere qualcuna cosa qui a Spezia ho preso tanto amore che solamente ho preso il mio ossido, dove ho giocato, dove è nato. Solamente qui ho sentito lo che sentiva quando era un bambino e quando giocava e quando sognava di giocare con la maglia di Ossi. Tutto questo mi fa forte, mi fa resistente quando la cosa non va bene, e penso che tutti insieme penso che arriveremo al nostro obiettivo in quest'estate.